50 anni di Sabrina Impacciatore, da Non è la Rai, al cinema fino al dopo Festival 2018, il suo mix di talento e simpatia. Era già noto dai tempi di Non è la Rai, ma poi ha esploso al cinema e in tanti altri programmi di successo. L'esilarante Sabrina Impacciatore, il 29 marzo, compie 50 anni e ha già girato ben 22 pellicole per il grande schermo e moltissime miniserie per la TV. Recentemente, l'abbiamo vista al Dopo Festival accanto ad Edoardo Leo e nelle sale con A casa tutti bene, di Gabriele Muccino. Un mix esplosivo di simpatia e talento, forgiati da anni di gavetta televisiva, poi rivelatosi vincente anche al cinema. L'esilarante Sabrina Impacciatore, il 29 marzo, compie 50 anni e molti la ricorderanno quando curava L'angolo della posta, nel programma Cult Non è la Rai, nel 1993. Da allora ne ha fatta tantissima di strada, prendendo parte da tante altre trasmissioni TV e girando circa 22 pellicole per il grande schermo. Recentemente, l'abbiamo vista condurre il Dopo Festival 2018, a fianco ad Edoardo Leo e Carolina Di Domenico, riscuotendo un grande successo di pubblico. Non è la Rai, e Macao, l'attrice è nata a Roma, da padre abruzzese e madre sarda, e fin da piccola ha sempre avuto il sogno di diventare attrice. Dopo aver seguito i corsi all'Actors Studio di New York e a Roma con Cosimo Cinieri e Lucia Poli, inizia a lavorare in televisione con Gianni Boncompagni e Domenica Ene, poi nella redazione dei programmi Rock N Roll 1993 e Non è la Rai. In quest'ultimo, avrà anche un angolo della posta in diretta e canterà due canzoni rap che riscossero un ottimo seguito tra i fan del programma. Successivamente, la vedremo anche nei programmi Cult Macao, 1997, Disoccupati, 1997, e Ciro, il figlio di Target, dove dà vita a sorprendenti parodie e imitazioni. L'esordio al cinema con Citto Maselli e L'ultimo bacio. L'esordio al cinema arriva nel 1999 con il film di Citto Maselli, Il compagno, seguito da Bar Roma, 1999, diretto da Antonio Cosentino. Nel 2000, Gabriele Muccino le affida il ruolo di Livia nel film L'ultimo bacio, che la fa conoscere al grande pubblico cinematografico e le fa vincere anche il premio Flaiano come migliore attrice non protagonista. Con il maestro Ettore Scola girerà Concorrenza sleale, 2001, e Gente di Roma, 2003, mentre Mel Gibson lavorerà nel ruolo di Serafia nel Colossal religioso, La di Cristo, 2004. Dopo Manuale d'amore, 2005, di Giovanni Veronesi, riceverà due candidature di fila ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista per N, Io e Napoleone, 2006, di Paolo Virzì e Signorina F, 2007, di Vilma Labate. In TV, invece, sarà nel cast delle miniserie Le ragioni del cuore, 2002, Doppio agguato, 2003, e Liberi di giocare, 2007. Le commedie degli anni 2000. Carlo Vanzina si accorge della sua verve unica e trascinante e la vuole nel cast della commedia 2061, Un anno eccezionale, 2007, e Muccino la richiama per Baciami ancora, 2010. Il romano Edoardo Leo la inserisce nel cast della sua pellicola d'esordio alla Regica, 18 anni dopo, 2010, così come Maurizio Casagrande, che le affida il ruolo della coprotagonista Marina nel suo Una donna per la vita, 2011. Sabrina Impacciatore unirà sempre la carriera cinematografica a quella televisiva e, infatti, conduce anche il concerto del 1° maggio, nel 2010, e girerà nello stesso periodo le miniserie Donne assassine, 2008, Due mamme di troppo, 2009, e L'amore non basta, quasi mai, 2011. Il successo del Dopo Festival e di A casa tutti bene, gli ultimi film a cui ha preso parte sono quasi tutte commedie, Amiche da morire, 2013, di Giorgio Farina, Pane burlesque, 2014, diretto da Manuela Tempesta, Sei mai stato sulla luna, 2015, per la regia di Paolo Genovese, Chi m'ha visto, 2017, di Alessandro Pondi.
Recentemente, l'abbiamo vista nell'ultimo film del suo amico Gabriele Muccino, A casa tutti bene, nel ruolo di Sara e ha condotto con Edoardo Leo e Carolina Di Domenico, il Dopofestival 2018, che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. L'ultimo lavoro in televisione è stato, comunque, Immaturi, la serie, dove aveva il ruolo di Serena.